Ragazzi, buongiorno, ci troviamo oggi in un posto molto speciale, precisamente nella Val di Ledro, e siamo qua per presentarvi un'autovettura molto particolare che oggi sta facendo un grande scalpore sul mercato italiano, ma non solo. Parliamo della Lancia Delta Integrale 16 valvole, un esemplare che noi abbiamo curato tutta nel restauro, ci è stata gentilmente concessa oggi dal proprietario Loris Cellana e anche a nostro amico, il quale gliel'abbiamo venduta e abbiamo curato tutto il restauro, dal motore, carrozzeria, interni. Quest'auto è veramente come uscita di fabbrica, veramente bella. Andiamo a parlare un po' delle origini. Nasce nel 79 dalla matita di Giorgetto Giugiaro, naturalmente è nata con la versione 1300, 1600 e poi per passare anche alla versione quelle più sportive sulla 1600 Turbo. Successivamente nell'87 è stata presentata la Delta 4WD che montava un motore 2000 da 185 cavalli e diciamo che quella è stata la macchina che ha iniziato il successo delle integrali, perché oggi noi le vediamo e le ammiriamo perché hanno vinto tutti i mondiali dall'86 all'88, però queste vittorie sono state grazie alla 4WD e successivamente all'8 valvole. Quindi 87 è nata la 4WD, poi dall'88 è nata la integrale 8 valvole con 185 cavalli. Nel 1989 è entrata la 16 valvole, cioè questa, per poi passare nel 91 con la evoluzione, la Evo 1 e successivamente la Evo 2. Dopo andremo a spiegarvi anche un po' di aneddoti sulla Evo 1 e la Evo 2. Comunque parliamo adesso della integrale, un'auto che anche oggi quando la vediamo per strada naturalmente la calcoliamo come un mostro, ma dobbiamo pensare che questa auto non è una macchina, ha 200 cavalli, ma sono 200 cavalli portati a 40 anni fa, quindi è logico che se anche ha delle prestazioni, alte prestazioni, però non possiamo competere con quelle di oggi. È una macchina che ti dà tanta soddisfazione perché comunque ha il classico turbo lag, quindi c'è il classico calcio nel culo quando entra la turbina, e specialmente nella 16 valvole. Andiamo a vedere queste linee mascoline di quest'auto, che è la parte più bella dell'auto. Questi parafanghini qua allargati davanti e dietro è proprio il segno di sportività della Lancia Delta Integrale, che queste rigonfiature dei parafanghi ce l'aveva anche la 8 valvole, mentre la 8 valvole aveva il cofano piatto. Successivamente nella 16 valvole è stato montato il motore con la distribuzione 16 valvole, un'iniezione un po' diversa, quindi per farci alloggiare la parte sopra dell'iniezione hanno dovuto andare ad agire sul cofano e fare questo rigonfiamento, che poi comunque alla fine tanta gente che aveva l'8 valvole è andata a fare il restyling per portarle come la 16 valvole. Dalla 8 valvole alla 16 valvole pressoché la macchina è uguale, cambia la motorizzazione, che dicevamo che la 8 valvole ha 185 cavalli mentre questa ne ha 200, e cambia anche l'assetto delle ruote. La 8 valvole monta dei cerchi con canale molto più stretto, quindi infatti se la guardiamo tra una e l'altra la 8 valvole ha il cerchio un po' in dentro e un assetto un po' diverso, cioè quindi la carreggiata è un po' più stretta grazie ai cerchi, comunque con un canale diverso. Tra la 8 valvole e la 16 valvole cosa cambia? Cambia anche la ripartizione della trazione. Mentre la 8 valvola ha una trazione un 54% anteriore e un 44% dietro, la 16 valvole ha invertito le trazioni, quindi ha un 44% anteriore e un 56% posteriore. Queste ripartizioni comunque danno alla macchina un assetto ottimo, infatti nella guidabilità dopo andremo anche a provarla, in curva non si scompone, la macchina nonostante sia un'auto che ha più di 40 anni e un telaio soprattutto che deriva dalla Ritmo Abarth, questo telaio qua deriva dalla Ritmo, quindi parliamo di un telaio degli anni 70, e nonostante questo l'auto si comporta anche oggi molto bene. dicevo, non è da confondere, non è una macchina che ha delle super prestazioni, perché comunque i 200 cavalli ci sono, ma comunque la trazione integrale ti fa un po', cioè tra questa qua e una Lancia Thema Turbo, per dire, ha probabilmente più sprint la Lancia Thema Turbo. Ecco, per farvi capire che quando si vede una Lancia Delta non abbiamo un mostro di potenza sulla strada, è una macchina che ha delle caratteristiche alte come prestazioni, però è logico che se la mettiamo a competere con tipo una Renault RS 2000 di oggi, è logico che prende le pappe, diciamo, ecco. Vi dirò anche che comunque l'8 valvole, nonostante sia un'auto che ha un motore diciamo meno potente, guidandola sembra quasi che vada più di questa qua, perché ha una coppia molto più bassa e quindi ai bassi regimi, mentre la 16 valvole deve aspettare la turbina che ti dà il classico lag, la 8 valvole c'ha più coppia, quindi ti sembra che vada di più. In realtà non va di più, però la sensazione è quella. Andiamo a vedere un po' i lavori che abbiamo fatto su quest'auto, dove abbiamo comunque ripristinato tutta la carrozzeria, è stata tutta rifatta, abbassata perché c'era un po' di stucco sotto, precedentemente l'avevano rifatta ma fatta molto male, avevano tirato via quasi le linee di questi allargamenti, comunque l'abbiamo ribassata tutta quanta, portata a lamiera e poi naturalmente abbiamo fatto il lavoro di fondo e verniciatura fatta come si deve, infatti la macchina oggi è bellissima, si presenta benissimo. Abbiamo anche ripristinato questi bellissimi cerchi, gomme nuove, gli abbiamo montato il doppio scarico. Il doppio scarico perché oggi molte 16 valvole come molte 8 valvole hanno uno scarico solo. Il motivo è questo: nel 91, quando è uscita l'evoluzione, che era il modello diciamo aggiornato della 16 valvole, i proprietari volevano portare la propria macchina ad avere una macchina aggiornata, quindi gli facevano, alcuni esageravano, gli facevano addirittura l'allargamento, macchine che adesso se devi prenderle non valgono più niente perché non sono originali, ma soprattutto gli facevano l'intervento della marmitta, quindi mettevano lo scarico singolo sulla sinistra. Qua c'era uno scarico sulla sinistra, fortunatamente non hanno cambiato i paraurti e infatti c'era lo scanso a destra e abbiamo fatto il lavoro e abbiamo rimontato le marmite originali. Per quanto riguarda un restauro di queste auto, il consiglio che vi do è di cercarla bella, ma non preoccupatevi tanto del motore, perché il motore comunque si mette a posto tutto quanto. Invece bisogna preoccuparsi della carrozzeria, di pezzi della 16 valvole o dell'integrale 8 valvole si trova molto poco e quei pochi che ci sono si pagano tanto, quindi rischiamo veramente di andare a fare un restauro di una Delta integrale e andiamo anche se hanno una valutazione altissima, ma andiamo quasi diciamo, a rimetterci. Bisogna stare molto attenti, quindi attenzione alle famose, ormai c'è questo modo di dire che la Lancia Delta è una macchina che crepa la carrozzeria. Allora, è vero che la Lancia Delta ha un telaio che è molto fragile, perché comunque, dicevo, deriva dalla Ritmo Abarth, che era una macchina che poteva sostenere massimo 120 cavalli fondamentalmente, questa ne ha 200, ma io non ho mai visto una Lancia Delta integrale con le crepe se è originale, quindi probabilmente le macchine venivano spipolate, venivano aumentate di potenza, quindi curavano di aumentare la potenza del motore, ma non si preoccupavano del telaio, non facevano le classiche rinforzi del telaio, quindi è logico che una macchina che ha 200 cavalli ne metti 300 e poi vai a fare delle corse in salita, è logico che la macchina cede in qualche punto, e cedeva soprattutto in questa parte qua, questo angolo qua che è quello più debole e nell'angolo dietro, in questo qua, poi cedeva anche in certi punti sotto, però comunque questi sono i due angoli, quelli più diciamo a rischio della Lancia Delta, cioè, questi qua sono perfetti, però come dico, le auto se sono tenute originali difficilmente crepano, poi è logico se uno è uno smanettone a quel punto lì crepa anche probabilmente un'altra macchina, non solo la Lancia Delta. Qua abbiamo ripristinato anche i sedili, se vedete I sedili sono nuovi, rifatti, il tessuto non si trovava, l'abbiamo fatto costruire, quindi sono costati un bel po' di soldi, però è stato fatto un lavoro certosino e l'autore è stato Maieli Stefano, che è una tappezzeria che fa restauri importanti, molto bravo. Abbiamo ripristinato il cielo, perché la maggior parte delle auto di questa età hanno il cielo che cede, il volante originale. Per il resto la macchina si presentava già bene, per dire, i sedili dietro sono i suoi originali, quindi non li abbiamo rifatti, quindi questo è un segnale che la macchina è stata comunque tenuta bene, anche le portiere, il tessuto è originale, quindi la macchina siamo partiti da una base molto buona. Per quanto riguarda il motore, bisogna stare attenti a una cosa molto importante. La Lancia Delta ha due indicatori, uno della pressione dell'olio e uno della temperatura. Quelli lì sono fondamentali per vedere se il motore è genuino, se è sano, perché se noi accendiamo la macchina e abbiamo la pressione dell'olio, quello a sinistra, che è bassa, 1,5, e abbiamo una temperatura dell'olio che è bassa, vuol dire che il motore è stanco. Mentre un buon funzionamento è quando abbiamo una pressione dell'olio che arriva anche a 4 in accelerazione, ma rimane oltre il 2. Su queste auto bisogna stare attenti a metterci l'olio giusto, cioè la gradazione giusta, che sia viscoso, perché che non diventi troppo liquido con il caldo, che così al limite si diventa liquido, praticamente come girasse acqua, quindi non ha più il potere di lubrificare. La Lancia Delta Integrale 16 valvole è rimasta in produzione fino al 1989, dopodiché ha lasciato il posto alla evoluzione, e precisamente alla evoluzione alla Evo 1. Un'auto che il telaio è uguale, cambia solo, ha degli allargamenti un po' più larghi, cambiano i cerchi, cambia il frontale, qualche presa sul cofano, ma comunque la macchina è quella. Il motore ha 10 cavalli in più, quindi invece di 200 ne ha 210, però grosso modo la macchina è quella. Gli interni dell'evoluzione li montava come questa qua, che è un colore, si chiama verde York, mentre la 16 valvole c'era un allestimento Missoni, che è quella, diciamo, che si trova per la maggiore, molto bello anche quello lì. L'evoluzione, l'erede praticamente della 16 valvole, anche se oggi ha raggiunto delle quotazioni pazzesche, perché un Evo 1 bella, con pochi chilometri, è andata oltre quasi i 100.000 euro, è una pazzia. La macchina vale tanto perché comunque ha una storia importante, ma la storia importante purtroppo non dobbiamo darla all'evoluzione, la storia importante dobbiamo darla alla 4VD, che è stata la mamma di tutte queste qua, e all'integrale 8 valvole. Anche la 16 ha vinto dei rally, ma comunque quelle che hanno vinto più di tutte sono la 4VD e la 8 valvole. L'evoluzione è nata nel 1991 e è stata in produzione fino al 1992, quando poi è stata chiusa definitivamente la fabbrica di Chiavasso, quindi era finita l'era dell'evoluzione della Delta Integrale. Cosa è successo? È successo che Maggiora ha acquistato i stabilimenti di Chiavasso e per un altro anno ha prodotto la Evo 2. La Evo 2 che ha 5 cavalli in più, il tappo della benzina, diciamo, in alluminio, si riconosce da queste cose qua, e dei cerchi maggiorati. Oltretutto nel motore hanno messo la testa rossa, cioè la testata sopra invece di essere nera è rossa, ma la macchina è quella. Comunque il fatto è che fino al 91 l'evoluzione era una macchina che era nata per il mondo delle corse, quindi la Delta Integrale è nata per i rally, per andare a posizionarsi nei mondiali. L'Evo 2 è nata per uno scopo commerciale, cioè nel senso che hanno detto basta, è finita l'epoca della Delta Integrale, sfruttiamo un altro anno, produciamo un tot di auto puramente per il commercio. Quindi noi stiamo oggi dando merito all'evoluzione EVO1 e EVO2, quando secondo me il merito andrebbe comunque alla 4VD 8 valvole o 16 valvole. Bene ragazzi, adesso che abbiamo visto un po' di caratteristiche di questo mostro sacro, andiamo anche a fare un giro, così la vediamo su strada come si comporta. Venite con me a bordo. Eccoci ragazzi, siamo a bordo di questa bellissima Delta Integrale 16 valvole. Allora, facciamo due parole per come va quest'auto. Un'auto che innanzitutto non possiamo aspettarci di avere una macchina comodissima o che abbia priva di vibrazioni e rumori un po' strani, perché l'auto è logico che è un carattere sportivo con un assetto un po' rigido e quindi insomma gli scricchioli non mancano, ma comunque tutti i difetti che possiamo avere su una Delta Integrale vanno compensati dalla soddisfazione della guida dell'auto, perché ti sembra di essere al comando di un'auto che esegue perfettamente ogni movimento che tu decidi, cioè quindi è reattiva su ogni aspetto, è precisa. Quindi la guida è veramente emozionante. Come dicevo prima, non possiamo aspettarci una guida sportiva come le macchine da adesso, perché sono piene di elettronica con motori che ormai 500 cavalli sono all'ordine del giorno. Qua abbiamo 200 cavalli da gestire, non ci sono controlli e te li senti tutti, quindi è un modo di andare alla vecchia maniera che io preferisco, perché su quelle macchine di adesso, quelle di oggi, anche se hanno 500 cavalli, io non li sento perché sono controllati e quindi vai forte ma non ti rendi conto. È meglio avere una Delta Integrale che magari vai più piano ma ti sembra andare più forte, quindi è una guida emozionante. Anche in curva è precisa, nel momento in cui fai anche in montagna fai una tiratina sui tornanti, la macchina non si scompone, proprio segui perfettamente la traiettoria che decidi, quindi veramente notevole. Per quanto riguarda invece la scelta sull'acquisto della Delta Integrale, io consiglio, finché siamo in tempo, di mettersi in garage una 8 o 16 valvole. Non parlo dell'evoluzione, perché l'evoluzione ormai ha raggiunto dei prezzi assurdi, cioè parliamo dei 100 e oltre 1000 euro, quindi sono anche troppi, se vogliamo dire, perché insomma un conto è avere una macchina che ne vale 40-50 mila euro, 100 mila euro sono tanti, però siamo ancora in tempo per acquistare un 16 valvole che è salito vertiginosamente di prezzo, però siamo ancora in tempo per farlo, perché se la quotazione di rotte classiche la dà a 47,5, che non sono pochi. Si trova ancora qualche esemplare sui 30-35 mila euro, qualche esemplare, magari c'è da fare qualche lavoretto, però è importante scegliere una macchina che sia genuina, che sia non elaborata, soprattutto che abbia una carrozzeria priva di quelle crepe che dicevo prima. Naturalmente le auto, se sono originali, non le hanno, se la macchina è stata un po' elaborata può darsi che qualche crepettino ci sia. È importante i valori del motore. Quando provate una Delta Integrale, guardate che la pressione dell'olio sia vicino ai 4, sarebbe ottimale come questa. Questa qua adesso, che stiamo andando a una velocità di 90-80 km all'ora, ha una pressione quasi a 4 e una temperatura che è intorno ai 80 gradi, perfetta. Questo è un motore che è veramente genuino, quindi il nostro amico Loris ha veramente un Delta Integrale di prima scelta. Si può anche valutare per un 8 valvole, che fino a poco tempo fa la macchina non era considerata o era considerata poco. Adesso si stanno rivalutando anche quelle, perché effettivamente sono le Delta Integrali che hanno vinto i rally. Quelle sono quelle che hanno fatto diventare famosa la 16 valvole e poi l'evoluzione. Per quanto riguarda l'evoluzione, la EVO1, come vi dicevo, è stata l'ultima Delta Integrale prodotta pensando ai rally, pensando alle gare. La EVO2, che è stata è stata praticamente fatta da Maggiora, che ha acquistato le linee produttive di Chiavasso quando ha chiuso, e per un anno e mezzo, 2 anni circa, ha portato avanti la produzione solamente per un uso commerciale. Quindi possiamo dire che dalla Evo 2 è terminato il periodo Lancia Delta Integrale, e purtroppo, dico purtroppo perché oggi nel catalogo della Lancia Integrale abbiamo veramente una macchina che è la Y, è scandaloso ma purtroppo è così. Come dicevo, è terminato il periodo del mondo dei rally della Delta. Se noi guardiamo nel mondo Lancia, nel periodo dei rally, quelli giusti, avevamo la 037. La 037 è una macchina che è spettacolare, che anche lì era stata soppressa per andare posto alla 131 Abarth, che era una macchina completamente diversa, cioè è abissale la differenza che c'è tra la 131 Abarth e la 037. Ma lì era stata fatta una scelta commerciale perché a quel periodo la Fiat era un po' in crisi, voleva lanciare la vendita della 131, e quindi cosa ha fatto? Ha sostituito le auto da rally Stratos, scusa, le 037 con la 131 Abarth, che è una bellissima auto, un'auto anche quella che ha un'icona, però non è la 037. Però comunque ha portato avanti, diciamo, il mondo dei rally, quindi il mondo sportivo di Lancia. Quindi 037, passiamo alla 131, andiamo sulla Lancia Delta Integrale e poi c'è il vuoto, cioè quindi oggi noi non abbiamo una Lancia che corre nel mondo dei rally. Quindi questo è il dato, diciamo, più penoso che del marchio Lancia, perché purtroppo potrebbero fare veramente i numeri, quando invece adesso si sono adagiati e quindi vendono solamente un'utilitaria, anche bruttina, se diciamo. Comunque alla fine, anche se oggi non abbiamo un'auto da rally che ci fa sognare sotto il marchio Lancia, possiamo però accontentarci avendo tanti appassionati che stanno coltivando queste Lancia Delta, e quindi noi non ce le godiamo nel mondo dei rally, ma ce le godiamo per la strada, e vi assicuro che la soddisfazione della guida di una macchina, oltre che essere attiva, nel senso che ti la godi proprio nel guidarla, è anche quando giri la gente proprio alla vista della Lancia Delta Integrale rimane veramente sbalordita, ti guardano più di una Ferrari, di una Porsche. Cioè, avere una Lancia Delta Integrale oggi vuol dire essere figo, quindi vi assicuro che è un'emozione, perché insomma il piacere di guida, ma anche la soddisfazione di essere guardati, quella è una cosa che uno può dire che non gli interessa, ma comunque fa sempre piacere che ti ammirino la macchina. Ecco, noi adesso torniamo un po' alla base, facciamo una tiratina per farvi capire. Sentite che cattiveria, è impressionante, guardate come tiene la strada in curva, è una macchina fantastica. Ecco, quindi noi adesso andiamo, guarda, mi è venuta la pelle d'oca, veramente mi è venuta la pelle d'oca. Andiamo alla base e consegniamo ancora nelle mani del nostro amico Loris questo splendido esemplare, e noi ci vediamo sui nostri prossimi video. Ciao ciao!